Il nocciolo di tutto il problema. Guarda, la chiave di tutto sta nel fatto che la Calabria, come vedete, ha un colore azzurro che è molto simile a quello delle Alpi e peraltro anche a quello qua delle penisola di Larica. Allora, questo oggetto qui mi dice che la Calabria prima non stava in questa posizione, stava più in qua. Guarda, mettiamo insieme tutti questi colori verdi, e vediamo quello che è, diciamo, il basamento dell'Italia. Eccola qua. La Sardegna, la Corsica, la Provenza, la Vampa e fino qua al cratone balcanico. Perché la Calabria ha gli stessi colori qua delle Alpi? Perché le Alpi passano qui dal ditone della Corsica e in un periodo successivo un frammento di Alpi si è spostato e attualmente si trova in Calabria. Questo spazio che si è aperto è un oceano. Un oceano che, giovane, eccolo qua, che ha 7 milioni di anni. Questo vuol dire che 7 milioni di anni fa tutta la penisola non era in una posizione diversa e questo elemento si è aperto 7 milioni di anni dopo. La Calabria ha fatto questo rapidissimo movimento fino ad arrivare nella sua posizione attuale. Rapidissimo movimento perché in 7 milioni di anni circa 350 km fanno 5 centimetri all'anno. 5 centimetri all'anno sono le velocità di apertura delle dorsali oceaniche. In effetti, nel mare Tirreno, anzi nell'oceano Tirreno, c'è una piccola ma vera dorsale oceanica con tanto di valle, di rift valley centrale, emissione di lave basaltiche, eccetera. Ora, facciamo un po' un gioco con quel meraviglioso programmino che si chiama Google Earth, che consiglierei di andare a guardare a tutti gli studenti, perlomeno di materie scientifiche. Se io mi pongo 10-30 milioni di anni fa, l'Appennino, cioè le nostre montagne, il Gran Sasso, la Maiella, tutto quel che c'era, non stavano in questa posizione, ma erano sostanzialmente qua, a ridosso della Calabria, della Sardegna e della Corsica e appiccicati al Golfo del Reone. Nei successivi 20 milioni di anni si è aperto questo bacino oceanico piccolo che è il Golfo del Leone e nei successivi 7 milioni si è aperto anche il mare Tirreno. Guardate, sostanzialmente questa è la linea che attualmente rappresenta l'Appennino. Possiamo immaginare questa linea come un pendolo che fa questa operazione e si sposta verso nord-est, verso la penisola balcanica. Torniamo un attimo indietro. Facciamo un'altra volta questa animazione. Questo è l'Appennino. Buona parte delle montagne che ora costituiscono il Gran Sasso è ancora sott'acqua. Si sposta verso est, nascono l'Appennino vero e proprio, il Gran Sasso si solleva e poi si sposta sempre più verso questa posizione. Questo vuol dire che questo oggetto si muove verso il mare Adriatico, che sostanzialmente si chiude, con una velocità che è progressivamente maggiore andando da nord verso sud. In effetti, i tempi di ritorno dei grossi terremoti sono più lunghi nella porzione settentrionale, più brevi, più frequenti nella porzione meridionale, fino ad arrivare nella Calabria che ha avuto sette grossi, disastrosi eventi sismici negli ultimi 300 anni. Ciò vuol dire circa un terremoto disastroso ogni 30, 40, 50 anni. Solo che in Calabria, come in tutta l'Appennino, i terremoti non vengono separati a puntate come se quando si va a prendere il numerino alla coda della Coop, ma vengono a gruppi. Quindi anche in Calabria abbiamo avuto gruppi di 2, 3, 4 grossi terremoti, un secolo di stasi e poi altri 2, 3, 4 terremoti, eccetera, che è sostanzialmente quello che è avvenuto nell'Appennino, ma per un motivo preciso. Perché quando c'è un terremoto mette in movimento tutto un volume di crosta, ecco, ci sono delle strutture di rottura che si chiamano faglie, una serie di faglie, cioè che scende una scalinata
dal Valle del Chiarino, delle Capannelle, dalla zona di Campotosto, quella di Colle Brincioni, quella di Pettino, verso quella che è la Valle della Terno, dove c'è la città dell'Aquila. Noi siamo qua. Sull'altro lato ci sono delle altre faglie, il sistema si chiama Graben, che individuano il Monte Sirente, e qua ci abbiamo invece sostanzialmente Roio con le sue antenne. Queste sono le strutture che, grazie a questo movimento di apertura, si aprono, lasciano sprofondare la parte centrale e in questo movimento progressivo, lento di apertura, ogni tanto si muovono, e producono terremoti, producono rilasci di energia. Si muove quella che è la faglia principale, si muovono le faglie secondarie. Sono quelle che vengono chiamate le repliche. Questa è la zona che produce energia, che si chiama zona o sorgente sismogenetica. Quella che noi vediamo uscire in superficie, da geologi la chiamiamo come fosse la nostra amica d'infanzia, faglia di Pettino, faglia di Arischia, faglia di Pizzoli, eccetera, sono semplicemente delle rotture superficiali, ma la madre dell'energia sta qua sotto a una profondità di circa 10 km. Quindi sono tantissimi. Tutti collegati fra di loro, quindi quando io vado a vedere, no, si muove una prima faglia, poi si muovono delle altre faglie. Se io le guardo invece in tre dimensioni, cioè le guardo così, io ottengo, vediamo un po' se ce l'abbiamo, questo è lo schema dell'Appennino, questa riga rossa, vedete, eccola qua, è il fronte dell'Appennino che sta andando verso l'Adriatico. Questa riga bianca è gialla, scusatemi, è il fronte delle strutture dietro di scaricamento, cioè le faglie dirette che individuano poi le vallate nel mezzo dell'Appennino. Ogni tanto queste faglie arrivano molto in profondità e causano la risalita di magmi. È il caso dei vulcani del Lazio, per esempio. Queste frecce sono le frecce che indicano i movimenti. Ci siamo? E il fronte esterno. La Calabria se ne va rapidamente verso est per conto suo e fa liscia, le rocce, rompe il piano montuoso con una faglia che si chiama trascorrente perché muove verso est. La Calabria la lasciamo stare perché se ne va per conto suo, mentre noi stiamo in questo momento parlando dell'Appennino. Ovviamente tutta questa zona assiale, questa, è quella che è interessata. Che è interessata dalle faglie, dal rilascio di energia, eccola qua, e della carta, questa carta rappresenta gli eventi sismici del passato, non è di pericolosità, eh? La carta rappresenta la sismicità storica, vediamo che la grande parte della sismicità segue la dorsale appenninica. Più andiamo verso nord, diminuisce la sismicità, diminuisce perché, come abbiamo visto, le velocità di avanzamento sono minori. Un centimetro all'anno in Toscana Emilia, 2-3 centimetri all'anno in Appennino, 5 centimetri all'anno in Calabria. Siccome noi sappiamo che per fare un grosso terremoto ci vuole circa 1 metro, chiaramente, di movimento, di scatto della faglia, chiaramente i terremoti sono più frequenti a sud che non a nord. Proviamo a fare un gioco, tagliamo questa catena a due e sostanzialmente otteniamo il disegno che ho appena fatto molto schematicamente. La catena del Gran Sasso e le montagne abruzzesi che si accavallano le une sulle altre andando verso la zona teramana che a sua volta scende. Queste rotture dietro che individuano queste grandi fosse tettoniche che chiamiamo Graben. E ancora dietro la zona laziale toscana con i suoi grandi apparati vulcanici. Qualcuno spento, qualcuno non tanto. I colli albani hanno fatto terremoti fino a 40.000 anni fa. 40.000 anni fa, geologicamente, vuol dire ieri l'altro. I colli albani sono ancora attivi, hanno ancora del magma a disposizione. Questo è un altro motivo di rischio. Cioè, i colli albani sono ancora in grado di dare grosse eruzioni, eruttano circa ogni 40.000 anni.
tornando alla nostra zona, vediamo un attimo che cosa succede in Appennino. Guardiamo l'Appennino settentrionale, facciamo l'esempio degli ultimi terremoti, prima di questo qua di Amatrice del 2012, cioè i terremoti della zona emiliana. Allora, come funziona? Abbiamo il nostro Appennino che sta muovendosi, andando ad occupare lo spazio della pianura padana, esattamente come è successo qua, bene, come sta succedendo a Gran Sasso. Questa linea passa sotto la pianura padana, qui ci sono i pieghe ferraresi, qui c'è ancora il Conero, Montagna dei Fiori, il Gran Sasso e la Maielle, arriva fino quasi in Puglia. Questa è la zona di movimento della catena appenninica, questa è la zona di apertura delle grandi strutture, questi laghi che vedete sono stati lasciati da grandi eruzioni vulcaniche che hanno creato queste immense caldere di esplosione. Se noi guardiamo nelle nostre vallate e vediamo delle terre rosse, bene, quelle terre rosse sono in realtà delle ceneri vulcaniche ricche in ferro che poi si sono ossidate. Andiamo avanti, questa è la catena alpina che poi ha tutta una sua dinamica. Bene, facciamo il solito giochetto da geologi, facciamoci un taglio di traverso un po' fantasioso. Queste qui è come il Gran Sasso, le grandi scaglie, le unità tettoniche dell'Appennino che sta muovendo verso la catena, la pianura padana. Questa qui è la zona centrale in espansione, dove risale del magma caldo. Qui c'è l'Arderello con i suoi soffioni boraciferi che ci dicono che questo magma è ancora sufficientemente caldo da alimentare un sistema geotermico. Bene, cosa è successo? Questo è il piano di scorrimento della pianura padana che si flette, che entra sotto la catena appenninica. Nel 1972 c'è stato un terremoto di magnitudo 6 a 76 km di profondità. Era molto profondo, quindi questa energia si è distribuita su un'ampia zona, un'ampia superficie crostale, quindi non ha fatto danni. Nel 2012 è successo un terremoto a 60 km, eccolo qui, un terremoto a 30 km, logica dice che due mesi dopo si sia stata la famosa rottura dei 1, 2, 3 terremoti della crisi sismica dell'Emilia. Non ci voleva molto a intuire che questi eventi sono collegati fra di loro. Ma anche questi sono collegati fra di loro, perché in tre dimensioni questa è la stessa struttura che si strappa progressivamente. Come, no, se io avessi, se io rompo un pezzo di carta, una stoffa, la rottura di un elemento focalizza lo stress sulla zona di punta e quindi la rottura si propaga. 1, 2, 3 terremoti è la normale evoluzione di un sistema sismico che si rompe secondo una certa superficie di frattura. Bene, ora vediamo un po' più vicino a noi. Che succede? Questa è una cosa divertente. Qui non si aspettavano un terremoto perché sono nella pianura padana. In realtà sotto qui sotto ci sono delle montagne che stanno nascendo. Qui c'è il Gran Sasso, questa è la Maiella, cioè le stesse nostre montagne proseguono in sottosuolo e stanno nascendo nel mezzo della pianura padana. Questo signore, questo lo sappiamo perché qui c'è il petrolio e quindi è ben conosciuta questa zona. Questo signore che si chiama Besutti si è trovato un bel giorno il suo pereto nel bel mezzo della bassa padana, improvvisamente piegato e rialzato. Ha dovuto scavare di nuovo i canali per far defluire l'acqua di irrigazione di 60 cm del posto più alto. In pratica gli sta nascendo una montagna sotto casa, ne è rimasto molto contento, ha detto che probabilmente comincerà già a chiedere i diritti per gli ski lift e per gli alberghi. Torniamo a quale sarà il prossimo. Beh, probabilmente, se questo oggetto si muove, ci sarà verosimilmente poi un movimento a retro, cioè nella zona equivalente delle vallate appenniniche, cioè Gran Sasso, Rieti, Maiella, eccetera. Ora cerchiamo di capire invece quello che succede in una catena, qual è l'evoluzione storica di questa sismicità. Questo qui è il tratto centro-appenninico. Abbiamo detto che la Calabria la lasciamo per conto suo. A nord i terremoti sono più rari.
La sismicità non viene casualmente, viene a gruppi nel tempo, per lo stesso discorso di rottura, rottura che si propaga lungo una certa struttura. Questo è il modello del ciclo sismico, cioè si interpreta la crosta terrestre come una struttura elastica che si carica, si carica, si carica, si deforma e poi trump, si rompe, si ricarica, si ricarica, ricarica e si rompe. Chiaramente questa rottura non viene secondo una superficie unica, ma secondo elementi successivi, che possono essere più vicini o meno vicini. Questa è la crisi sismica che occupò dal 1328 al 1349. Sono tutti terremoti di grande energia. Il primo terremoto è stato alla Valmerina nel 1328. Nel 1349 si sono rotte in rapida successione Lazio, Abruzzo e Molise. Quindi tutta questa serie di grandi terremoti, i punti sono pochi perché nel 1300 non c'erano gli osservatori sismologici, però immaginate, cioè guardate la dimensione dei tratti che indicano sostanzialmente l'energia del terremoto, quanto è stata lunga la storia. 150 anni di pace, fino al grande terremoto appenninico del 1456, magnitudo 7.2, che in realtà è stata una successione rapida di 1, 2, 3 terremoti dalla zona dell'Irpinia, Campobasso, Beneventano, fino alla zona di Sulmona. 4 anni dopo, 1461, si rompe anche la struttura del Gran Sasso, quindi quella dell'Aquila che ne sta dietro, e con i danni sulla città conseguenti. Pace e silenzio fino alla fine del 1600. Alla fine del 1600 iniziamo con un terremoto del Sannio nel 1688, un terremoto dell'Irpinia nel 1694, un terremoto del Beneventano nel 1702 e poi si riparte di nuovo, questa volta dalla punta sud, con il terremoto del 14 gennaio 1703 nella Valmerina, del 2 febbraio 1703 nell'Aquilano, del 3 novembre 1706 nella Maiella. Tutta la struttura, con un piccolo buchetto qua che si colmerà nel secolo successivo, si è messa in movimento. Un poco di pace, no? Un colpettino di Irpinia tanto per gradire, che non avevano avuti abbastanza. Nei 300 anni successivi abbiamo solamente tre grandi terremoti, uno nel famoso buco che mancava, nel 1805, poi c'è stato un altro terremoto in Valdaglia nel 1857 e il famoso terremoto della Marsica del 1915, quello di Avezzano. E poi Irpinia. Questi sono i terremoti di oggi. Cosa è successo nell'ultimo secolo, o meglio negli ultimi 30 anni? Un terremoto del 1979 nella Valmerina, piccolo obiettivamente, non così grande come gli altri, quindi evidentemente non aveva scaricato tutte le strutture necessarie. Il terremoto dell'Irpinia del 1980, magnitudo 6.8, che ha rotto un segmento di faglia lungo circa 60 km. E qui arriviamo al terremoto di Colfiorito e al terremoto dell'Aquila. Eccolo qua il nostro terremoto. Il 6 dicembre, questo qui ovviamente è la distribuzione degli epicentri in profondità delle scosse e delle successive repliche, quelle che avvengono lungo quel famoso sistema di faglie coniugate. Il 10 aprile si rompe il terremoto 5.7 ad Arischia, questa è la seconda, è la struttura parallela che passa da Colle Brencioni al lago di Campotosto ad Arischia, e poi il terremoto di Amatrice e di Norcia, e poi l'ultimo terremotino più piccolo della zona di Monte Reale. A questo punto tutta l'energia presente, esistente sul sistema di faglie è esaurita, perché tutto il sistema di faglie ha completato il suo ciclo. Siccome c'è una relazione precisa tra la lunghezza del sistema e la quantità di energia che si può accumulare, nel pezzettino che mancava non c'era spazio per un'energia maggiore di quella equivalente a un terremoto di magnitudo 5.8-5.9. Quindi noi sappiamo esattamente quale energia aspettarci. Abbiamo avuto quattro scosse, una di magnitudo 5.1,
una di punto 5.3, una 5.5 e una 5.1. Facendo la somma di queste energie, l'energia è proporzionale la magnitudo è proporzionale al logaritmo dell'energia, otteniamo una magnitudo complessiva di 5.9, cioè il massimo che quel buco, quel piccolo buco rimasto, avesse potuto avere a disposizione. Quindi a questo punto l'energia è finita nel sistema, questo elemento è chiuso. Cosa rimane? Rimane tutto questo qua praticamente conserva ancora intatta la sua energia. Se poi ricomincerà da sotto, ricomincerà da sopra, ricomincerà nel mezzo, è ovvio aspettarci che questo buco sismico sarà completato nei prossimi anni, decine di anni, non credo secoli certamente.